Fermati, Manuel! Oppure che fai? Fermati, ho detto! Driss è un ispettore della narcotici e Manuel è un piccolo boss dello spaccio. D'accordo, spara! I due si conoscono dall'infanzia, cresciuti come fratelli nello stesso quartiere della banlieue. Sono i figli e i nipoti della decolonizzazione francese nel Maghreb, ma la vita da adulti li ha divisi. E ora, un'indagine della polizia sullo smercio della cocaina dal Marocco ne divarica la distanza, ancor più quando un torbido agguato causa la morte di un amico comune. Nella stessa caotica metropoli, Driss e Manuel rappresentano due culture urbane contrapposte. La faticosa via dell'integrazione. Perché hai scelto la narcotici? No, era l'unico posto dove la mia faccia non era un problema ma un vantaggio. E il suo opposto, quando i legami umani impoveriti e spezzati sfociano nel conflitto identitario che ha spesso il volto della criminalità organizzata. Sei stato tu a venderci. Non dire stronzate. Sei fuori! Sei stato tu. Inserito nella grande tradizione del polar, di cui Jean-Pierre Melville è il maestro indiscusso, il cinquantenne David Deleufen dirige la coppia con mano sicura, in un compiuto equilibrio estetico tra innovazione e tradizione. C'è un video delle impronte? Ci sono le tue impronte. Se da un lato i due sono uniti da un arcaico sentimento umano, come Achille e Patroclo, dall'altro sono fatalmente separati dal destino sociale. Il dover essere sbirro e bandito. Continua a trattare con i Reyes, tu consegni la roba, io proteggo la vendita. Aspetto il tempo che serve per non bruciarti e il resto. In cambio ti dico quello che so sulle indagini in corso. Miscelando l'azione con il tormentato menage familiare dei protagonisti, Eloffen indaga sulla lacerante tensione tra la condizione privata del legame d'amicizia e le differenti relazioni sociali che obbligano a incompatibili scelte etiche sul fronte pubblico. I miei colleghi della narcotici ti prenderanno. Non potrò più fare niente, Manuel. Non è per me, è per te. Una Parigi anonima, fredda e grigia, tana e prigione, spesso periferica, fa da sfondo la parabola noir della vicenda di Manuel e Driss, che hanno il volto dell'emergente belga Mathias Schoenaerts e del francese Reda Kateb, figlio dell'attore algerino Malek Eddin Kateb. Dopo l'anomalo western in Algeria, Luan des Hommes, tratto da un racconto di Albert Camus, con fratelli nemici, David Deleufen si conferma regista di vaglia, capace di governare i generi con l'onestà intellettuale di uno sguardo moderno e rispettoso. Ti prometto che lo vendicherò.